Monsignor Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, il 10 dicembre del 2015, in occasione della festa della Madonna di Loreto, patrona dell'aeronautica militare, presiede nella chiesa inferiore di San Pio una celebrazione eucaristica con i rappresentanti militari. Affidandoli alla protezione di Padre Pio e della Vergine Lauretana, riflette inoltre sul tempo d'avvento. La tradizione lauretana relativa al trasporto della casa di Maria per mano degli angeli da Nazareth nell'antico territorio di Recanati appariva quanto mai suggestiva per la scelta della Madonna di Loreto quale patrona dei viaggiatori in aereo. Poeti e pittori già nei secoli XVII e XVIII avevano rievocato quel trasporto prodigioso con accenti fantasiosi, immaginando il volo della casa di Nazareth come un moderno avioggetto. La richiesta di proclamare la Madonna di Loreto patrona degli aeronauti venne favorevolmente accolta da Papa Benedetto XV, che emise il relativo decreto il 24 marzo 1920, vigilia dell'Annunciazione del Signore. E il brano evangelico di oggi rievoca proprio l'Annunciazione del Signore. Ci presenta la Vergine Maria che di fronte al saluto e all'annuncio dell'angelo prende coscienza di trovarsi al centro di un evento che la trascende. La risposta di Maria si riassume in una generosa e totale disponibilità, nel pieno assenso a Dio, che in lei attua il mistero dell'incarnazione. Questa disponibilità si traduce nell'immediata decisione di Maria, sollecitata dalla carità, a visitare la cugina Elisabetta, la quale saluterà la Vergine come colei che ha creduto. Ecco il significato del sì di Maria, piena disponibilità a Dio e atteggiamento di servizio verso gli altri. Miei cari, la festa di oggi ci invita ad accostarci alla Santa Casa di Loreto, alla Casa della Madonna. La Santa Casa è infatti identificata con quella in cui la Vergine Maria nacque e fu educata e poi salutata dall'angelo Gabriele. La Santa Casa è perciò il santuario dell'Incarnazione. È questo il mistero di cui essa fa quotidiana memoria. È questo il mistero che teologicamente la caratterizza e la qualifica. Ha detto il Santo Pontefice Giovanni Paolo II: la Santa Casa di Loreto è icona non di astratte verità, ma di un evento e di un mistero, l'incarnazione del Verbo. È sempre con profonda commozione che entrando nella venerata cappella di Loreto si leggono le parole poste sopra l'altare: Hic verbum caro factum est. Qui il verbo si è fatto carne. La Santa Casa è anche il cenacolo dello Spirito Santo. La Vergine Maria, nella sua casa di Nazareth, ha concepito il Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo. Così sviluppa questo aspetto Giovanni Paolo II. E dove si potrebbe parlare con più efficacia del ruolo dello Spirito Santo, datore di vita, se non nel santuario di Loreto, che ricorda il momento e il luogo in cui egli compì la suprema delle sue operazioni, dando vita nel seno di Maria all'umanità del Salvatore? Ci piace altresì vedere
nella casa di Santa Casa di Loreto, oltre che il santuario dell'Incarnazione, il cenacolo dello Spirito Santo, anche la casa dell'Avvento. Maria, nella sua dimora di Nazareth, in un prolungato avvento, attese la nascita del Figlio nel silenzio e nella contemplazione del mistero. Anche noi, è stato ricordato, stiamo vivendo il tempo liturgico dell'Avvento. Come sappiamo, questo tempo ruota attorno a due prospettive. Da una parte, con il termine Avvento, che significa appunto venuta, si intende indicare l'anniversario della prima venuta del Signore. D'altra parte, Avvento designa la seconda venuta alla fine dei tempi. Il tempo di Avvento ha quindi una doppia valenza. È tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini. E insieme è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, la Chiesa viene guidata all'attesa della seconda venuta del Cristo, alla fine dei tempi. Una prima venuta, dunque, e una seconda venuta. Ma tra le due venute ce n'è una terza, quella intermedia, che è la venuta del Signore nel momento presente, che si attua nel nostro essere associati al mistero dell'Incarnazione. La venuta del Signore, infatti, si realizza al presente, oggi, qui e ora, vivendo spiritualmente, misticamente, la nascita di Gesù nel nostro cuore. Dio viene realmente anche oggi e vuole rifare il suo Natale in noi, tra di noi. Trasformiamo allora il nostro cuore, le nostre famiglie, il nostro ambiente di lavoro in una culla accogliente. Il presepe, che è il simbolo del Natale, oggi tanto dibattuto, questo presepe che non è solo un ornamento natalizio, il presepe ci ricorda il mistero dell'Incarnazione, sia il segno appunto che il Signore vuol nascere nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nei nostri ambienti. Cari avieri, il vostro legame con la Madonna di Loreto illumina il servizio che siete chiamati a svolgere. In esso voi intendete ispirarvi alla Vergine, alla sua ricchissima umanità, alla sua discrezione, alla sua bellezza interiore. La vostra attività e il vostro servizio sono un richiamo di alto valore spirituale. Infatti, in tempo di pace, la vostra arma si è spesso distinta per iniziative umanitarie, in aiuto di singole persone, come anche di intere popolazioni provate da sofferenza, confermandosi insieme strumento e testimonianza di vero progresso civile. E voi che siete impegnati nella salvaguardia, nella difesa e nella promozione delle libere istituzioni, potete trovare nel messaggio di fraternità e di pace di Cristo il motivo e la forza per essere in questo nostro mondo coraggiosi testimoni del Vangelo. Vada quindi un particolare pensiero di apprezzamento a quanti si adoperano affinché il vostro quotidiano impegno si compia in linea con i doveri che avete abbracciato con solenne giuramento. E in questo momento non può mancare un commosso ricordo a tutti coloro che hanno immolato la vita al servizio della patria, in guerra
come in tempo di pace, lasciando un chiaro esempio di abnegazione e di sacrificio. Li affidiamo con immensa speranza alla Madonna Santissima. Ma oggi vogliamo invocare anche la protezione di Padre Pio da Pietrelcina. Siamo qui, in questa cappella, che voi vedete dorata, ma è soprattutto una cappella intrisa di tante preghiere, dei numerosissimi pellegrini che qui vengono per implorare aiuto, protezione a questo umile frate cappuccino che dal cielo protegge tutti coloro che a lui si rivolgono. La Vergine Maria, dunque, Regina della Pace, e Padre Pio da Pietrelcina vi assistano e vi guidino, proteggendo ciascuno di voi, le vostre famiglie, il nostro Paese, che servite con tanta dedizione e responsabilità. Buon cammino di avvento a tutti e santo Natale nella gioia e nella pace del Signore. E così sia.